La madre di Jacqueline Luna Di Giacomo, Eder Parisi, ha parlato della gravidanza della figlia dicendosi felicissima di diventare nonna. La madre di Jacqueline Luna Di Giacomo, Eder Parisi, è stata ospite a Verissimo la scorsa domenica 8 settembre e ha parlato della gravidanza di sua figlia. La giovane è in dolce attesa del compagno ultimo e la showgirl si è detta molto felice di diventare nonna. Jacqueline Luna Di Giacomo, la verità sul rapporto con Eder Parisi. La showgirl statunitense Eder Parisi è stata ospite a Verissimo nella puntata della scorsa domenica 8 settembre e ha parlato della sua rinascita e del periodo stupendo che sta vivendo grazie alla spiritualità. Nello studio di Silvia Toffanin ha parlato del fatto che tra pochi mesi diventerà nonna per la prima volta grazie alla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. La compagna di ultimo in diverse occasioni ha svelato di non avere alcun rapporto con la madre da più di 10 anni. Né lei, né la sorellastra Rebecca Manenti frequenterebbero la showgirl statunitense. La versione che Eder Parisi ha dato a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin, però, è molto differente. Le figlie più grandi sono donne, hanno la loro vita. Non è la quantità di volte in cui ci sentiamo, ma la qualità. Sono le piccole cose che contano. Non è facile quando due genitori si separano, subentrano problemi, case diverse, città diverse. Subentrano anche equivoci e se non vai perfettamente d'accordo con il papà, è molto complicato. Nascono tanti equivoci. La showgirl si è detta molto contenta di diventare nonna. Divento nonna, che poi se ci pensi bene, quando ho conosciuto Umberto, capii subito che volevo diventare mamma con lui, ha ammesso. Nello studio di Verissimo ha ribadito di essere felicissima per la gravidanza della figlia Jacqueline Luna e non vede l'ora di conoscere il suo futuro nipote. Per quale ragione io non vorrei incontrarlo? Ma ci mancherebbe altro. Spero che mi chiamerà Nala Krilu, ha svelato. Nonostante Eder Parisi sembra il ritratto della nonna entusiasta, in molti ricordano come la compagna di ultimo si era esposta sui social dopo che la madre era stata ospite di Belve. Nell'intervista con Francesca Fagnani la showgirl statunitense aveva raccontato di vedere regolarmente i suoi figli, anche quelli avuti in precedenti relazioni. La figlia, però, in una storia su Instagram l'aveva completamente smentita. Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni, dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi.